Le notizie che ci arrivano tramite il telegiornale e la stampa mi hanno riproposto un problema molto delicato nella mia vita professionale di veterinario comunale. E questo argomento, che era molto sensibile a quei tempi, era la malattia peste suina del suino allevato nelle case coloniche e anche nei piccoli allevamenti, perché era il suino la carne fondamentale, essenziale per l'alimentazione, per la trasformazione, per avere un prodotto di qualità, prosciutto, profumi, particolari, salami, lardi, eccetera, e carni fresche. L'allevamento allora era molto familiare e creò dei danni enormi, specialmente, ripeto, in quel periodo di un'agricoltura familiare, essenziale per vivere. Eravamo agli anni 60, 62, 63, 65, ci furono molti casi di peste suina e naturalmente erano al controllo delle strutture sanitarie, della veterinaria, ed ottenemmo molti consigli e indicazioni. Per concludere, molte volte si faceva una buca e distrutti gli animali malati. Ma col diffondersi della malattia nel 68 fu preso una delibera del governo nazionale per la vaccinazione obbligatoria dei suini, di tutti i suini. E quindi questo investiva la responsabilità del veterinario comunale, che nell'ambito del territorio doveva creare un sistema di protezione e di sanità animale. Veramente fu un impegno molto sensibile, perché ripeto ancora che l'animale era un alimento, un'occasione alimentare molto interessata. La vaccinazione obbligatoria comprese la vaccinazione degli animali adulti e di tutti i suini. Il privilegio della vaccinazione era che era duratura tutta la vita. Una volta correttamente fatta, l'animale era vaccinato e protetto. Per cui arrivammo nell'arco degli anni a un ambiente molto sano. Ma come sempre succede, quando sembra che vada tutto bene, poi non va tutto bene. Perché negli anni 70-80 ci fu una esplosione nuova di peste suina, ma molto feroce, che rovinò interi allevamenti che negli anni erano conosciuti, cioè non più l'animale singolo o la scrofa e la singola covata, ma allevamenti veri e propri, 30, 40, 50, 100 e anche allora 200 animali, e creò uno spavento e un danno enorme, per cui intervenne ancora lo Stato con l'obbligo della vaccinazione, lo sterminio degli animali ammalati e ripetere molto attentamente la vaccinazione. Abbiamo avuto un risultato positivo, molto positivo, per cui nell'arco del tempo la comunità europea, che interveniva nelle spese per le forme vaccinali,
autorizzò i governi locali, le amministrazioni locali, a vedere quanti erano gli animali che venivano vaccinati per avere un calcolo di spesa e la relativa uccisione. Nel contempo, anche per l'afta epizootica, si è verificato lo stesso fenomeno, cioè ottenere una valutazione della vaccinazione ripetuta continuamente negli animali che nascevano e l'abbattimento dei nuclei che si creavano. Era già in atto socialmente nell'America e in altre regioni avanzate, non la vaccinazione, ma la distribuzione. Risultò alle comunità che la spesa per la vaccinazione era superiore all'abbattimento di un singolo o pochi singoli di focolai di peste suina. Per cui, da quel tempo, esattamente negli anni 92, entrò in atto la vaccinazione, non più la vaccinazione, ma l'abbattimento e la distribuzione dei focolai di malattie infettive. E da quel tempo non avevo sentito più parlare di peste suina, anche se ricordavo bene tutto, ma non c'era in atto. Le notizie recenti mi sollevano un particolare interesse anche perché c'è un pericolo molto grave. Se per quanto questa è una linea della peste africana che non provoca gravi danni o non danni negli animali nostri, è una preoccupazione molto grave che naturalmente dovranno prendere delle decisioni, anche se i casi di cui si parla si tratta di animali selvatici.